Espresso 2018 è giunto il momento di Bazzara, il marchio detenuto dalla torrefazione di caffè triestina che è qui ben rappresentata dal suo presidente. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti voi, piacere essere qua con voi. Franco, voi avete un brand che è particolarmente attivo. Parliamo intanto della storia di Bazzara. Quando nasce, come si è sviluppata in questi ultimi 52 anni? Nasce dalla maniacale passione di nostro padre Dionisio per il caffè. È stato uno dei primi, è stato veramente un precursore. Lui amava dire come con arte va preparato, con arte non va bevuto, ma va degustato. Lui è riuscito a trasmettere a me e mio fratello Mauro, come io mi auguro di esserci riuscito con i miei figli, questa straordinaria elettricità che il mondo del caffè riesce a creare. Franco, voi siete particolarmente attivi perché realizzate tanti libri sul caffè, sul cappuccino, sul latte art, avete messo in piedi un'accademia, Trieste Coffee Expert, siete tra i principali contribuenti di questa fiera di Trieste Espresso, insomma l'avete fortemente voluta anche voi, avete trasferito la passione ai vostri figli e insomma vivete di caffè. Puoi dirlo forte Fabio, noi viviamo veramente di caffè, 7 giorni su 7 H24, infatti mia moglie è gelosa del caffè, non di altro, è una passione che fin da 20 anni fa circa questa fiera comunque ha contribuito a portare in tutto il mondo, questa è la prima fiera interamente specializzata sull'espresso e l'attuale presidente Antonio Paoletti ha fatto veramente dei grandissimi lavori per portare non solamente in Italia, ma qui vediamo persone che arrivano da tutto il mondo, dalla Corea, da Israele, dalla Cina, da veramente decine e decine di paesi, abbiamo gli amici della Colombia. Quindi grande fiera. Poi per quanto riguarda la nostra azienda siamo conosciuti, è vero, per i libri, la saga dei libri del Caffè Bazzara, tradotta per l'Associazione Cinese Caffè, per gli importanti mercati di lingua russofona, naturalmente in inglese, ma naturalmente ne vendiamo sul nostro e-shop ogni giorno in tutta Italia. Penso che la maggior parte dei torrefattori italiani hanno i nostri libri e tantissimi barissimi. Ma proprio noi facciamo caffè e la passione di trasmettere agli altri quello che il caffè ci ha dato. Io tutto quello che ho, e non mi manca niente, mi è stato dato dal caffè. Divulgando, conto di ritornare parte di questo. Accennavi al Trieste Coffee Experts, abbiamo pensato anni fa che mancava un momento dove poter convogliare alcune anime pensanti nel settore del caffè. Le fiere servono per vendere. Lì invece una cinquantina di grandi personaggi ogni 2 anni parlano del futuro del caffè. Per non dimenticare poi, cosa alla quale io e mio fratello Mauro teniamo particolarmente, il mondo del caffè è fatto da persone che danno al caffè tutto, vita compresa. Noi abbiamo pensato, con l'aiuto di tanti sponsor attorno a noi in questa fiera, di dare un premio. E quindi abbiamo creato, sempre alla Trieste Coffee Expo, il premio al personaggio del caffè dell'anno. Caffè è veramente un contenitore dove puoi metterci un'infinità di cose. E il mio messaggio ai giovani è: studiate, imparate, fate i corsi, ce ne sono in tutta Italia, ci sono dei maestri eccezionali, andate a fare questi corsi, perché non c'è speranza se uno pensa di far tutto da solo. Quindi è fondamentale studiare. Mi permetto di interromperti per segnalare anche i vostri micro corsi in video sulle tecniche di realizzazione dei cappuccini con il latte art o come dosare il prodotto, il caffè nel braccetto e mille altri che sono presenti sul vostro canale YouTube e prossimamente anche su Horeca TV in streaming. È vero, noi abbiamo raggiunto
Te lo dico perché ero domenica a casa, 2 milioni 109 persone al mondo che hanno guardato questi video, che però è giusto ricordare sono realizzati con personaggi strepitosi. Questo è solo un esempio di quanto il mondo del caffè possa dare ai giovani un futuro. Che tu sia torrefattore o sia barista, che tu sia spedizioniere o analista, fallo bene, studia, perché il caffè non ti tradirà mai. E allora interrompiamo, anzi concludiamo questa nostra intervista parlando infine dell'Accademia. Oggi non si vende il prodotto, oggi si vende il sapere. Noi abbiamo la fortuna, c'è mio figlio dentro, il maggiore, che facciamo corsi internazionali, naturalmente in italiano ma anche in tante altre lingue, ne parliamo una decina all'interno, però i nostri corsi arrivano torrefattori, baristi da tutta Italia e innanzitutto abbiamo la fortuna di essere in uno dei più bei palazzi della città, Trieste, la capitale del caffè, e noi accogliamo queste persone con la massima amicizia, facendoli sentire completamente a casa loro. Poi mio figlio, essendo campione mondiale di arti marziali e 14 volte campione italiano, sa come essere gentile con le persone. E in effetti che tu faccia un corso che riguardi il caffè espresso o l'analisi sensoriale oppure la degustazione o parliamo di crudo tostato, ecco, riusciamo a soddisfare veramente tante esigenze. Corsi che partono da una giornata e anche di una settimana intera, in una cornice, ripeto, elegante. Franco, per chiunque desideri avere informazioni in merito all'Accademia, per chiunque desideri avere informazioni anche e soprattutto sul prodotto da voi torrefatto, che viene venduto per il 95% all'estero, in tutto il mondo, e proprio con quest'anno voi iniziate a toccare il mercato italiano. C'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per riuscire a entrare in contatto con voi senza alcun impegno? Sicuramente sì, tra l'altro stiamo proprio rinnovando, penso per la quinta volta in 10 anni, il nostro sito, perché bisogna essere sempre attuali. Andate sul sito, troverete ogni informazione sull'Accademia, avete naturalmente tutti i nostri indirizzi mail, troverete non solamente i nostri libri ma, come accennavamo, anche tutti i corsi che noi facciamo già per tutto l'intero 2019. E così, andando sul loro sito, quello che è comparso qui sotto negli ultimi secondi, potrete avere tutti gli indirizzi a cui scrivere e poter chiedere informazioni. Franco, grazie. No, sono io che ringrazio voi, continuate a seguirci in queste cose perché sono fondamentali, non per la crescita del comparto del caffè, ma per chi ama il settore Horeca, proprio per la crescita personale e diventare sempre più forti. Un saluto di cuore a tutti. Grazie, grazie. Noi seguiremo soprattutto l'evoluzione del vostro mercato italiano. In che modo andrete a toccare il mercato italiano nel prossimo periodo? Grani, macinato, monoporzionato? Iniziamo da subito con il nuovo sito, con l'e-shop, dove chiunque da Catania a Bolzano può acquistare il nostro caffè in grani, macinarlo, gustarlo in purezza. Abbiamo naturalmente i porzionati in tutti i 4 sistemi, sicuramente i nostri libri, ma parlando di caffè, noi nasciamo come specialist in Italian Espresso, perciò tutte le nostre miscele sicuramente sono a vostra disposizione. Franco Bazzara su HorecaTV.it, continuate a seguirci perché qui a Trieste Espresso c'è tantissimo altro da mostrarvi. Ciao Franco! Ciao a voi e grazie.